Ecco lo schieramento scelto da Eriksson per questa per le competizioni internazionali, una maglia che ricorda nel Manchester indisponibile Bosnić, il portiere australiano, per evitare il fuorigioco. Veron, c'è lo spazio per il cross ed è ancora prima di Almeida. Sai che il Manchester sta rinunciando a Gigi e che avrebbe passato una notte insonne probabilmente. Veron, il Manchester era superato a numerica e il giocatore che aveva la palla aveva due soluzioni, ha scelto la peggiore per il Manchester, poi ha colpito anche l'avversario, per cui siamo stati andati abbastanza bene perché erano in superiorità numerica, situazione pericolosissima. Veron, è regolare Mancini, era tenuto in gioco da Gary, colpo sotto che non riesce Mancini per l'interdizione, poi Veron. Siamo al 21esimo, sì, Variale che ha visto Lazio perdere una sola partita, peraltro ai rigori. Tocca dunque ora a Marcelo Salas che è già pronto. Intanto la Lazio in possesso di palla, Pancaro. Veron, una delle grandi novità della Lazio 1999-2000, oltre 50 miliardi per l'acquisto di Veron. Stankovic. Eccezionale, e non lo scopriamo certo noi. Veron, palombella per Mancini. Mirino sonoro della tifoseria della Lazio. E anche Veron della panchina della Lazio, qui chiedevano se dalle... Almeida, Veron, a destra c'è Stankovic. Veron guadagna spazio. Davanti a lui Scholz. Siamo al 32esimo, sempre 0-0. Almeida. Vedi che Veron sta prendendo confidenza, sta prendendo in mano la squadra e la partita. Questo è un grande giocatore. Veron, Pancaro, Veron deve rimediare a un controllo difettoso in questo momento. Van der Gau, che di piede non appare. Raider si vede molto celeste nelle tribune. Lazio 1, Manchester United 0 nella Supercoppa Europea. Sì, adesso la Lazio ha la possibilità di giocare. Ancora Nesta, Salas ha visto Veron e poi si ripropone subito. Veron aspetta l'inserimento anche di Mancini, il lancio è troppo profondo, generosamente. Superiorità numerica. Salas, ha evitato Scholz, Ancaro. Veron, Almeida e Nedved. Veron, Gianni, grande che si è tuffato a destra. Grande parata di Marchegiani, però questi quando vengono giù sono sempre immobili. Veron, lo scatto, molta calma, freddezza, Salas, la Lazio in vantaggio di un gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo qui allo stadio Luide. Intanto mi sembra di aver visto il principe Alberto dietro una balaustra qui dello stadio Luide, nell'inquadratura che ci ha proposto la regia. Intanto con un'italiana con la Supercoppa. Stankovic, Veron, Veron per Salas, Salas, intervento di Van der Gaup su... Rivediamo con il petto, bene Salas, tocca quel tanto che basta per effettuare il... Una determinante come quella sul colpo di testa di Scholz e poi dopo l'uscita... Paolo Paganini per altre interviste, intanto Salas, Nedved carica il destro, staffila... tira col cannone... Incertezza di Berg, deve rimediare Gary. Veron è un uomo squadra, Veron è un giocatore che riesce a giocare delle palle in tutte le zone del campo, non solo... Dura Pancaro. Scivola Veron. Caro non vale, speriamo sia così. Phil Neville. Cole sbaglia il controllo. Veron con freddezza. Protegge il possesso Stankovic. Veron, Nedved. Ha recuperato l'equilibrio, poi Veron. Ho quattro giocatori di movimento che si stanno scaldando, vediamo quale sarà la mossa di Ferguson. Lazio sempre in vantaggio. Attenzione. Eh sì. Veron, Nedved che ha sempre controllo di Stankovic, fra tre avversari, poi Veron, subito il cross, interno destro. Giocatori che hanno, che danno un'immagine, che sono... un simbolo per la squadra, che dia una preparazione nel secondo tempo. Intanto Veron, sì, non gli darei molta confidenza, vuole la palla Salas, Mancini sceglie Veron,
gomito destro di Stam, che non mi sembra abbia commesso fallo intenzionalmente, questo proprio per onestà di cronaca. Sì, anch'io ho questa impressione. Sembrare può essere meno pericoloso. Almeida, Veron, Solskjær, Kim che scivola, Veron, Simeone. La difficoltà, anzi soprattutto nel momento della difficoltà, però d'altronde i propri Beniamini, si perde la palla tra i piedi, ora Veron. Quasi 27 della ripresa, la Lazio in vantaggio per 1-0 allo stadio Luid. C'è che assomiglia anche a Cerezo guardandolo un po'. Cerezo però a fare gol era molto sì, più bravo. La sua movenza un po' da gattone, sì, no? Sì. Molto felpata. Cerezo era più bravo a fare gol, ma adesso Cerezo non c'entra niente, guardiamo la partita. Certo. Veron, intanto un brutto intervento. Almeida, lucido nel passaggio a Veron, ai Red Devils. Intanto la Lazio. Vediamo adesso al posto di chi. Veron, delizioso, l'esterno destro. Non ha avuto molte occasioni per mettersi in luce. Aldo, perché bisogna controllare Manchester. Sbaglia tutto. Simeone per Veron, cerca di recuperare Greening. Ancora una volta ben piazzato, ancora Birra per proporsi in avanti. Poi si ferma, visto che già c'è superiorità numerica da parte della Lazio. 4 contro 3. Veron, Salas, Veron, Guerinè. Coppa di Lega, anche una Coppa delle Alpi, ma ora è lì Pancaro. Simeone, Pancaro, Veron, dietro c'è Almeida. Per adesso non ci sono. Mihajlovic, pesca Veron. Sal nel secondo tempo, Negro per Veron. Da venuti iniziali poi è stata un'altra Lazio quando lui è salito in campo. Bravo, sono ma soprattutto sta vincendo con merito. Enrico, ma come si vive questo finale di partita? L'arbitro fischia. E l'arbitro fischia pone fine alla sfida. La Lazio comincia la stragrande, questa Star United, campione d'Europa, vincitore dell'ultimo campionato inglese, detentore. Vittoria, un grandissimo modo di cominciare questa importante stagione per la Lazio, Sven. Sì, bella partita, abbiamo vinto con grande merito.